E ciao a tutti ed eccoci tornati nella seconda parte di Poppy Playtime capitolo 2. Abbiamo già superato e vinto le prime due sfide proposte da Mommy e adesso ci manca solo l'ultima, prima di poterci appropriare dei codici del treno e lasciare questa fabbrica. Ma adesso, buona visione! E tira! Jeez, have you played these before? You're so good. Grazie. Siamo stati molto bravi, effettivamente. Benissimo. Seguiamo Mommy un'ultima volta in fondo alla Game Station. Ai! Non si apre. Beh, vorrei farvi notare comunque che lì sopra ci sono adesso anche gli Huggy Wuggies. Bonzo Bunny intanto non c'è più, il che può voler dire che o Mommy lo ha mangiato o il prototipo se ne è appropriato, ma intanto loro sono stati puniti da Mommy. Poveracci. Ok, non possiamo accedere a questo gioco, quindi cosa possiamo fare per riuscire ad attivare questa manopola, siccome direi che non funzioni tirarla in nessuno dei due lati? Beh, esploreremo un pochino il parco giochi intanto, magari scoprirò qualche cosa. Andiamo di qua, vediamo. Magari ci sono anche dei piccoli segretucci qua sopra. Ah, un altro collezionabile. E ho preso il treno. Molto bene. Però questa cosa non ci permetterà di andare giù di sotto. Quindi come faccio a raggiungere il livello in cui devo giocare a 1, 2, 3 stella? E se invece non devo abbassare questa leva ma devo tirare io tutta la porta? Fammi vedere. Ah, vedi, era solo una questione di potenza e direzione giusta. Meglio così. Risolto il problema. Andiamo. Eccoci qua da PJ. Ovviamente la porta principale è disattivata, quindi cerchiamo di aprirla. Dunque, là sopra c'è da salire, c'è un enigma da fare. Ok. E voilà. Abbiamo praticamente fregato il gioco, perché sono passato da lì sul cornicione invece che andare a dare tutta energia in giro, passare per questi. È stato facile. Andiamo. Ora dovrebbe essersi aperta la porta. Eccoci qua nell'ultima sfida. Vai, spiegaci il gioco. Welcome to Statues. Grazie. Valuta la nostra resistenza e forza. Quando le luci sono spente mi posso muovere, ma quando le luci si accendono devo fermarmi. Oddio. Ciao PJ. Se lui mi raggiunge la partita è finita. Buona fortuna. Mamma mia, che brutto. Inquietantissimo. Beh, le luci sono spente, quindi io vado, Mommy. Eri così triste nel vedere i bambini che venivano e andavano via. Mi dispiace, ma per favore fammi andare via. Ma non sei morta, sei ancora viva, dai. Io? Sì, io lavoravo qua. E allora? Ma non merito di morire solo perché lavoravo qua. Voglio dire, non ti sembra un po' esagerato? Mommy, dove vai? Ok, vado. Corri, 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 corri. Fermo. Ok. Vai, 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 vai. Non ti fermare, non ti fermare. Accidenti. Ok. Forza, forza, forza. Sono caduto. Mannaggia. Ok, non so come ho fatto. Oh mamma mia, non so come ho fatto. Fermo adesso. Lui là sopra. Mamma mia, ho anche chiuso gli occhi perché rischiava tantissimo. Andiamo di qua, per quella difficile. Piano. Oh mamma mia. Vai, 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 vai. Lui dove passerà secondo voi? Oh, c'è anche un personaggino. Ho fatto bene a venire qua allora. Perfetto, andiamo. Ce la faccio, ce la faccio.
Via, veloce. Hop. Hop. Perché sono caduto. Piano. Oh, lui è già lì. Via, uno, due, tre, quattro, cinque. Salta, stop. Oh no. Ok, ok. Oh, veloce, verso la fine, verso la fine. Non c'è nessuna fine. Mannaggia, sta arrivando. Devo andare là. Ok. Forza. Sali, sali, rompi. Vai, passa oltre. Ok. Ok, mi sono salvato. Lui dov'è? Guarda, non mi interessa, me ne vado. Ciao. Ok. Mamma mia, che ansia. Dove sono andato? Vuoi saperlo? Non te lo dico, mammi. Oh, mamma mia, che postaccio. Ok, ci arrivo, ci arrivo. Vai. Yuhuu, che slancio. Ok, dai, non ti arrabbiare, mommy. Stavo soltanto giocando a un gioco dove tu avresti barato perché non c'era un finale. Mamma mia, che brutta situazione. Torniamo alla Game Station, forza. Però abbiamo vinto anche il terzo gioco. Questo è l'importante. Non ti dico dove sono, mommy. Lasciami stare. Adesso sto qua, in questo condotto per tutta l'eternità. Così sono al sicuro. Allora, vediamo. Qua la porta è bloccata, quindi devo salire per di là. Allora. Oh, trattamento delle acque. Bene. Qua cosa abbiamo? Sembra essere una richiesta di trasferimento dell'esperimento 1222, Mommy Long Legs. E il soggetto era Mary Payne, una bambina che è stata trasformata in Mommy Long Legs. Qua parla delle abilità, dei problemi, del fatto che sia veramente poco amichevole con lo staff e che andava spostata immediatamente alla Game Station, dove avrebbe potuto occuparsi dei bambini. Dunque, per passare noi dovremmo andare prima alla banchina 2. Quindi rotiamo tutto di 90 gradi, sposta questo. E ci siamo. Andiamo giù di sotto. Hop. Tanti giocattoli di Bunzo Bunny che cadono dal cielo. Dobbiamo cambiare la direzione. Intanto saliamo. Ok, qua va spostato verso sinistra. Bene, così salgono. E qua verso sinistra di nuovo. Ottimo. Devo salire ancora un po'. Perfetto. E qua. Ok, poi verso di me. E abbiamo il nostro pupazzetto. Ora scendiamo. Ok, ora devo andare a mettere il pupazzo là dentro. Quindi facciamo in modo di raggiungere quel punto. Ok, mettiamo il pupazzo. Vai, analizzalo. A posto? Contento? Bene, proseguiamo. Devo passare dal condotto. Benissimo. Sinistra, destra, andiamo a destra. Oh, là c'è una sedia a rotelle, dei tavoli da lavoro. Molto interessante questa zona. Forse veniva usata per degli esperimenti. Può darsi. Qua per adesso è chiuso. Ah, ecco, infatti, si poteva andare dall'altra parte. E qua il generatore di energia, che però è bloccato. Dunque, questo mi dà energia. Attacco qui. Attacco qua. Ok, ora si abbassa. Devo fare in fretta. Presa. Ho la cassetta rossa, bene. E a questo punto posso fare così. Vediamo un po' che cosa dice questa cassetta. Ah, è su Mommy Long Legs. Parla del fatto che i dipendenti dicano di vedere un grossissimo ragno girarsi per la fabbrica e questo inizia a creare timori. Ma appunto, siccome gli scienziati non riescono più a tenere sotto controllo tutti i loro esperimenti, gli altri dipendenti si fanno dei sospetti. E con questo annuncio cercano di tranquillizzare la gente del fatto che non ci sono ragni così grandi e soprattutto in una fabbrica di giocattoli. Per ascoltare questa cassetta ho sprecato la mia possibilità di attivare l'energia, quindi dovrò rifare tutto da capo. Prendere qua, fare così, così, poi mollare, prendere l'energia, andare dall'altra parte e darla qua. Ok, così si attiva la porta. Si è aperta anche qua, quindi facciamo così. Però 10 secondi è troppo poco. Ci arrivo. Ok, ce l'ho fatta. Qua si attiva di là qualcosa. Torniamo indietro per scoprirlo. Vediamo. Qua adesso... Ah! Aia! Devo andare oltre quella botola e tornare alla Game Station.
Mi sono spaccato tutte le gambe. Ok, andiamo di qua. Saliamo. Oddio mio, mammi. Ma... ma non ho barato. Vabbè. Ok, ultimo gioco. Cosa vuoi fare? Oh mio Dio, nascondino? No, sta contando. Via, 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 via. Oh. Oh mamma. No, 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 no. Aiuto. Ok, ok, ok. Stiamo giocando a nascondino. Va benissimo. Non è troppo difficile, no? Basta solo nascondersi. Non ho la più pallida idea di dove debba andare. Dove mi nascondo? Dove mi nascondo? Io non conosco questo posto, quindi continuo a correre. Ho paura di avercela alle spalle. Ok, ok, ok. Va tutto bene, va tutto bene. Andiamo. Questi tunnel, chissà chi li ha scavati poi. Sinistra o destra? Beh, posso andare solo a sinistra, quindi... Cos'è questo rumore? Ah. Apriamo qua. Via. Bene, questo mi sembra un buon nascondiglio. La statuetta! Ok, ottimo. Ah, non posso andare oltre, devo scendere. Ho trovato anche la statuetta di Mommy. Emergency exit. Ok, siamo all'uscita. E qua? Warren Bench Construction. Un nuovo file. Che cosa ci dice? Warren Bench Construction Company. Praticamente parlano di come per costruire dei laboratori questa Warren Bench Construction Company darà un anticipo di $100,000. Basta che rimanga tutto quanto segreto e che coinvolgano poche persone. E guardate, Eddie M.N. Ritterman. L'uomo di cui abbiamo visto il nome nello scivolo e non sapevamo chi fosse. Ora abbiamo un'identità di questa persona. Ma non è il momento di mettersi a leggere dei file, è il momento di scappare da Mommy. Una porta stranamente casalinga in una fabbrica, ma vabbè. Ok, ciao. Ehi là. Dobbiamo trovare il modo di attivare l'energia della porta di uscita. Qua ci sono 4 cavi lassù. Allora, capiamo quali sono. L'1 è il rosso, il 2 è il blu, il 3 è il verde... Non c'era anche un 4? È il giallo. L'1 è il rosso. Il 2 è il blu. Il 3 è il verde. E il 4 è il giallo. Ok, molto bene. Andiamo. Forza, vieni qua. Perfetto. No, 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 no. Via, 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 via. Fuga, fuga. Corri, 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 corri più veloce, corri più veloce. Aspetta che mi nascondo qua sopra. Vai, 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 vai. Non mi ha visto, non mi ha visto. Porca miseria, che ansia che fa questo mostro. Con questa voce così distorta poi. Ok. La musica sta diminuendo, quindi posso scendere. Ok. Proseguiamo. Allora. Ok. Ah, qua mancano degli ingranaggi. E là c'è dell'energia. Ok. Ok, ok, ho capito. Intanto prendiamo questo e andiamo qua sopra e lo posizioniamo qui. Così attiviamo il macchinario. Questo serve a qualcosa? No, è tutto distrutto. Diamo energia a questo. Che ora dovrebbe bruciare. Ok, sì, mi ha creato il nuovo ingranaggio. Andiamolo subito a posizionare qua. E ci siamo, vai, tira. Ok, attivata. Andiamo di qua. No, non di nuovo, non di nuovo. Mamma mia. Mi nascondo nel forno, nel forno. Vado, 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 vado. Vai, tira, nasconditi. Oh, cavoli, oh, cavoli. Non mi ha visto, non mi ha visto. Appena ho visto il suo ciuffo comparire dalla grata laterale, ho detto, no, qua io devo andarmene. Che ansia, però. Ehi là? Mommy? A posto. Via di qua. Dobbiamo andare a riattivare l'energia per la porta d'uscita. Ricordiamocelo. Oh, eccoci qua. Tiriamo questa leva e attiviamo l'energia. Oh, no, 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 sta arrivando, l'ho vista. Ah, le sue mani. Mamma mia, questa voce. Pieno di ragnatele. Niente, di qua. Ok, da questa parte, veloce. Tutto che brucia, oh, mamma. Ok, scendi, vai di qua. Forza, forza. Nei tubi, nei tubi. Vai, ah, non ti incastrare le mani.
Che ansia. Corri, corri uomo, corri uomo. Vai uomo, su, ok. Vai, 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 vai. Oh mio Dio, oh mio Dio. Di qua, di qua. Corri, corri, corri. Aggrappati. Salta, bravo. Vai, 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 non ti fermare, non ti fermare. Nel buco. Apri la leva, vai. Dai, 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 dai. Via, 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 via. Ok. Ok, ragazzi. Ok. Un attimo di calma. Andiamo ad aprire quella porta e finiamola con questa tortura. Ok, bene. Uff. Sta arrivando? Sta arrivando, sta arrivando. Apriti, apriti, apriti. Veloce. Veloce, veloce, veloce. Veloce, 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 veloce. Ah, tira, tira. Ok, ok. Oh mio Dio. Oh, che fatica. Oh, poverina. Oh. Mamma mia, raccapricciante. Mi dispiace. Il prototipo, cosa? Ok. Che fatica, veramente. Ma almeno adesso è finita. Mi dispiace, mommy, ma potevi benissimo lasciarmi andare via senza inseguirmi come una pazza. Banchina numero 9. Dobbiamo tornare alla stazione. Che paura. Su ancora. Una cassetta. E un registratore. Ok. In relation. Experiment 1006. The prototype. A few minutes later. End of log. Ok, praticamente ha detto quanto il prototipo sia intelligente e violento nei confronti di tutto lo staff, tanto da aver smontato una sveglia digitale ed averci creato un puntatore laser per mandare in tilt le videocamere di sorveglianza per 28 secondi, tempo utile a nascondersi in un punto cieco e appena un'addetta è entrata per controllare ha cercato di uscire. Ma la porta è stata chiusa da remoto da un altro specialista e lei purtroppo è morta. Quindi lo scienziato diceva che è meglio non creare altri esperimenti come lui, ma più obbedienti come Huggy Wuggy. Poppy! Ecco dove eri finita. Ancora imbavagliata? Sembra di sì. E hai anche i codici, grande! Ti libero. Eccoci qua. Hai qualcosa da dirmi? Sì, l'ho uccisa. È stato good. Difficile, ma ce l'ho fatta. Ok, Poppy. Un po' strana. Allora, andiamo dal treno. Che abbiamo tutti i codici utili. Oh, un altro scivolo. Let's go. Yuhuu. Eccoci arrivati. Ah, avete visto questa porta cosa serviva? Era solo per lo staff e noi facciamo parte dello staff. Ok, trenino caro. Vediamo un po' come faccio ad attivarti. Bene, hop. Allora, vediamo con tab il codice del treno. Innanzitutto devono essere Bunzo Bunny, Kissy Missy, la gattina e Mommy. Poi rosso, giallo, rosso, blu. 3, 2, 4, 1. L'ordine dovrebbe essere questo: Bonzo, Kissy, gatto, Mommy. Perfetto. Poi i colori sono rosso, giallo, rosso, blu. E vanno premuti 3, 2, 4 e 1. Ok. E l'abbiamo attivato. Si va. Ciuf ciuf. Via. Partiamo. Ciao GameStation. Grazie di avermi fatto dannare e spaventare a morte. Almeno ho superato dei giochi per bambini. E il treno parte. Ma Poppy è qua con me? No, sembra di no. O almeno non nella locomotiva. Magari è su un qualche vagone. Dai, prendiamo velocità e lasciamo finalmente questa fabbrica. Sempre dritto verso l'uscita. Sono contento di averti salvata. Addirittura perfetto. Cosa? No! No! Perché? No, no, no! Non sono così perfetto come credi. Mi hai ingannato, Poppy. Va bene. You're capable. We will.
Cosa sta succedendo? Poppy? Ok, va bene, ti posso aiutare, però dimmi dove stiamo andando. Poppy? Poppy, aiuto? Il treno sta accelerando sempre più velocemente in discesa. Qualcuno faccia qualcosa. Sono il capotreno, posso fare qualcosa solo io. Oh mamma mia, tiriamo il freno. Forza. Tira il freno. Ci sto provando, ci sto provando. Non si tira. Perché non si tira il freno? Vai, ora. Frena, frena, frena. Oh mio Dio, troppo veloce. Troppo veloce. Deragliamo. Porca miseria. Ho perso anche un po' di sangue, ho visto. Ah, oh, la mia testa, mannaggia. Cosa? Stiamo andando al Playcare? Non mi piace per niente. Bene ragazzi, e così abbiamo completato anche il secondo capitolo di Poppy Playtime. Veramente molto molto bello, sono tanto contento di questo gioco. Mi è piaciuto tantissimo tutta l'interazione che abbiamo avuto con Mommy Long Legs. Mi sono piaciuti tutti i 3 minigiochi che abbiamo fatto. E adesso, date le live che ho fatto sul capitolo 3, il video di Poppy Playtime capitolo 1 e questo, miei cari, siete pronti per poter ascoltare la storia completa di Poppy Playtime, che uscirà nelle prossime settimane. Io dunque vi ringrazio per aver visto questo video e vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un bel mi piace. Mi raccomando, seguitemi anche sugli altri social come su Instagram. Condividete questo video. Vi aspetto nelle prossime settimane con la storia completa dei capitoli 1, 2 e 3 di questo fantastico gioco. E noi ci rivedremo in un prossimo video. Ciao!